bentornati sul canale di Vitale. Oggi partiamo con un nuovo gameplay. Nello specifico il gameplay di Hello Neighbor. Ce l'avete consigliato voi e a quanto pare è un altro gioco molto simile a Granny e Baldi. Quindi siamo super curiosi di provarlo. Mettetevi comodi e prendete i popcorn. È il gioco del momento, quindi cominciamo subito. Ecco l'intro. C'è una palla, un giardino, una strada, un bambino che corre. Starà scappando da Hello Neighbor? Ah no, stava solo tirando un calcio alla palla. Okay. Stavo solo giocando. È andata un po' lontano quella palla. Quindi comincia così. Stiamo andando avanti. Ho già paura che spunti qualcosa da dietro agli alberi. Wow, posso correre! Corri, corri! C'è una macchina. Che è successo? Ecco la palla. Ah, stavamo inseguendo la palla, giustamente. Questa palla sembra una biglia, da quanto è lucida. Un vetro che si è rotto. Oddio, cosa sta succedendo dentro quella casa? Si sentono delle grida e si vede un uomo lì. È quello, aiuto! Hello Neighbor! Cosa sta facendo? Ci ha visto! E noi ci avviciniamo quatti quatti. Oh no, scappa! Io non sarei andato. Sta spiando. Oddio! Ha chiuso qualcuno a chiave? Ci ha chiuso dentro pure noi. Una chiave rossa. Sicuramente dobbiamo recuperare quella chiave. Quindi bisogna salire al piano di sopra e recuperare quella chiave. Non lo so. Siamo qui per terra. Ok. Quindi dobbiamo cercare di entrare senza farci beccare, giusto? Un po' come Granny. Ma siamo qua fuori, quindi vuol dire che dobbiamo andare a salvare quell'altro bambino che sta lì dentro, forse. Chi ti dice che è un bambino? Magari è un cane, un gatto. Io non manca più nessuno! Sono non entrare nella porta principale! Come non entrare nella porta principale, certo. Cibo! Non è il momento giusto. Come si fa a mangiare il cibo? Perché ha preso una scatola di noodles? Perché Vitale piace il cibo. Che cos'è questa cosa? Ah, anche qua ti puoi chiudere dentro l'armadio per nasconderti. Ma lui dov'è? Non lo so. Andiamo ad esplorare un po' la casa. Ah, qua c'è una scopa. Finora non c'è. Ma cosa fai con gli oggetti in mano? Glieli puoi tirare? Sì. C'è qualcuno. Andiamo a nasconderci. Si sentono i passi? Sì. Dov'è? Pronti a scappare? Eccolo! Sei andato! Ti ho visto, per fortuna! Che fortunato! Però eravamo. Ma non è che voleva i noodles che gli ho rubato? No, scappa! Ti ha preso! Ho tirato i noodles! Ma quindi non si può scappare una volta che ti vede? Boh, prendiamo qualcosa così da tirargli addosso? Chissà se si può stordire in qualche modo tirandogli questo bidone magari. Ti ha visto già, ti ha visto? E dove sta? Scappa! Corri! Ma ti rincorre anche per strada, non penso. Gira? Sì. Oddio, dove potrebbe scappare? Ti rincorre anche per strada. Dai, non penso che ti stia ancora rinseguendo. Ok, è sparito. Bene, torniamo nella casa. Ok, vado. Quindi l'obiettivo del gioco è salvare la persona che è stata chiusa sopra. Eccolo lì. È lì in giardino, tetta! Oh, motto di rubidone! Che sta facendo? Gli ho tirato un bidone. Sì, ma non l'hai beccato. Mi ha lasciato stare, vero? Ma... forse non se n'è accorto. Perché stai salendo nuovamente le scale? È per salire dal piano di sopra, così non ci vede.
Allora, forse così ce la facciamo. Ah, c'ero quasi! È super difficile salire su queste scale, voi conoscete... oh no, scappa! Scappa, sta arrivando, mi ha tirato qualcosa! Che cos'era? Non lo so. Adesso lo vado a confrontare. Oh, che vuoi? Oh, fammi entrare! E allora? Non ho paura di te! Ma lui non sta... sta arrivando! Mi ha tirato un pomodoro! Oh no, mi ha preso! È ovvio che ti ha preso! E che è successo? Ti ha imprigionato... anche... ti ha imprigionato anche a te dentro una stanza! Oh no, ma non mi dire che ho finito, mi ha preso 3 volte! Stai andando in macchina? Oh, fatemi uscire! Perché non lo prende? Non lo posso prendere? Non penso. Ok, andiamo avanti. Chi era? Ma ha fatto incidente? No, sì. Ha fatto incidente. C'è una scarpa da donna qui, quindi non so se era la moglie. Sta piangendo. Morta la moglie? Forse è un flashback. Così scopriamo qual è la sua vera storia. Il perché è diventato così cattivo, forse. Uscita. Siamo liberi. Forse era un flashback per capire la sua storia. Sì. Ok, riproviamo a salire. La scatola è ancora lì, perfetto. Ok. Mi sembra abbastanza difficile già arrivare fin quassù. Ma perché bisogna per forza passare da qua? Eccoci! Evviva! Wow. Adesso non cadere! Allora, come fai ora? Dovrei riuscire a saltare lì. Vediamo se riesco ad avvicinarmi ancora un po'. Allora, forse... se riesco a correre e a saltare contemporaneamente. È molto rischioso. Ah! C'ero quasi! Mannaggia! Cos'è questa cosa? Apriamo. Togliamo l'elettricità. Non riesco a toglierla. Andiamo ad esplorare meglio. Qui dentro che c'è? Si può aprire? No. Sembra chiuso. Qui abbiamo bisogno di una chiave, forse. Andiamo a vedere che cosa c'è ancora in casa. Oh no! No! L'ho mancato! C'ho una scarpa in mano! Mannaggia, è proprio difficile questo gioco! Sì, vuoi provare tu? Ok, vediamo. Innanzitutto provo qua. No, niente. Allora, vediamo. Non entriamo da... ecco qua. Entri dalla finestra. Oddio. Dov'è? Che paura. Ho sentito. Quindi quando lui è vicino diventa un pochettino più scuro e inizia a muoversi il tutto. Sì, fa paura. Bisogna stare attenti. Ok, voglio riuscire a entrare da questa finestra, ma... E credo sia troppo alta, non puoi... Sì, okay. Ce l'hai fatta, ma che brava che sei. Sei più brava di me a giocare. Un'antenna. Quindi dobbiamo trovare la chiave. La chiave rossa era su un tavolo. E poi dobbiamo aprire questa porta. Prima prendere la chiave. Ok, quindi hai 3 cose nel tuo inventario. Lasciati dello spazio libero per prendere la chiave. Che dove sarà? Ho paura che... Forse non l'abbiamo visto qua dentro. No, qua era la cucina. No! Tiralela! Secondo tasto! Ah, mi avete castrato!
ora provo a entrare tutta di corsa. Ma dove cavolo era la chiave? Quanti cappelli e quante scarpe ci sono? Sembra che vivano molte persone qua. Allora, questa è la sua stanza. Ok, mi sicuramente qua non c'è niente. Quella camera è chiusa. Lui dov'è? Nasconditi, ti puoi accucciare con control. E con shift invece corri se hai bisogno di scappare. Dov'è? Tiralo, tiralo! Secondo tasto a lungo, no! E cavolo, è un sacco difficile! Dai, proviamo ancora una volta, facciamo un'ultima partita e vediamo come va. Fa meno paura di Granny, perché Granny è tutto al buio e lei è inquietante. Esce però... fuori all'improvviso, invece anche questo esce fuori all'improvviso, sì, però sembra anche più lui tranquillo. Fa paura. Allora, di qua siamo andati. Di qua nella sua stanza siamo andati, nella cucina siamo andati. Io credo che non abbiamo altre porte da aprire. Forse nella cucina era la chiave, in questa porta qua. Nella cucina? Sì, era qua la chiave. Ma ci sarà pure lui? Sì. Ok. Ecco il lucchetto. E dov'è la chiave? Sarà qua dentro? No. Che cos'è questa cosa? Forse era sul tavolo. Ah, da qui possiamo vedere il buco della serratura. Sta arrivando. Oh no. Eccolo. Eccolo. Si è incastrato alla porta. Mi ha tirato. L'ho colpito. Oh. Ora devi scappare però. No, no. Come ha fatto a prendermi? Quindi mi ha tirato un pomodoro, però la pallonata che gli ho tirato è stata bella potente, buttata a terra. Bene, allora dai, sembra molto divertente questo gioco. Divertente ma difficile, fateci sapere i vostri consigli nei commenti su come riuscire a sconfiggerlo, come riuscire a salire al piano di sopra. Esatto, come andare avanti, perché il piano di sotto l'abbiamo visto praticamente tutto, è rimasta solo la porta con il lucchetto, quindi dovremmo trovare solo la chiave. Fateci sapere sotto nei commenti. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Ora vi lascio qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quello che preferite. E buona visione! Ciao!